Questo è quello che è successo nel video di ieri. Tu pensi di prendermi in giro a me? Pensi di prendermi per il culo? Sì, Cadiax, perché sei un coglione, non te ne saresti accorto. Mi sono dimenticato di editare il video e quindi te ne sei accorto, ma se l'avessi fatto bene non te ne saresti accorto. Cosa? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Ho detto che sei un coglione. Ragazzi, questo mi sta insultando. Raga, mi sta insultando. Raga, questo, cioè, questo qua non solo finge di essere un fan, finge di essere un pro player, utilizza le hack e mi insulta pure. No, Alfonso, forse non ci siamo capiti. Tu hai appena insultato uno youtuber in un video. Ho la registrazione domani, io vado a denunciarti, hai capito bene? No, ti prego, no, Cadi, no. No. Raga, non ci posso credere, non ci posso credere. È ritornato Alfonso, il fan super maleducato di ieri che ha utilizzato le hack per provare a truffarmi e per entrare nel team. Mi sta di nuovo chiamando su Discord. Fatemi vedere cosa caspita vuole. Oggi sono veramente arrabbiato. Oggi va a finire che lo denuncio. Alfonso, dimmi cosa vuoi. Mi devi far fare il provino. Allora, innanzitutto non gridi contro di me e non mi insulti. Allora, Alfonso, forse non ti è chiaro. Già ieri mi hai insultato senza... Stai zitto, sto parlando. Oh, ragazzi, mi sono mutato perché veramente questo Alfonso è completamente rincoglionito. Alfonso, se vuoi fare il provino, anche se naturalmente non entrerai mai nel mio team perché tu usi le hack e sei nabbo, se vuoi fare il provino, numero uno non insulti, numero due non si grida, numero tre non entri perché sei scarso. Ok, calmo, creo il gruppo, entra e lo proviniamo per la seconda volta. Eccoci qua Alfonso, siamo all'interno di... Eccoti, ti vedo. Oh, è partito. Ok, Alfonso, fai veramente schifo, bro, non sai giocare. Allora, Alfonso, ti ho detto che non devi gridare. Te lo ripeto per l'ennesima volta, non devi urlare. Sono dietro di te. Cosa fa? Non ci credo. Alfonso, fai schifo. Però io mi sto qualificando. Io mi qualifico, Alfonso. Guardalo. Sono quasi arrivato alla fine. Non ce la farei mai. No, ragazzi, non ho parole. Alfonso, basta. Ma perché? Ma fammi chiudere questo video. Sei scarso. Non puoi, sta ballando. Non ci posso credere. Di nuovo, allora, Alfonso, questa è veramente l'ultima. Alfonso, per favore, io non voglio. È l'ultima ed è l'unica che vincerò. Alfonso, fai schifo, non sai giocare. L'hai capito ancora che non sai giocare? Allora, senti, nabbo di merda, non mi fai incazzare perché seriamente io qui prendo e ti staccio. Guarda fa schifo, ragazzi. Allora, Alfonso, ti ho detto che non devi vincere. Stai zitto che mi sto concentrando, cretino coglione. Guarda, io ho i miei trucchi, guarda. Allora. Cosa sta facendo? Cosa fa, raga? Non ci posso credere. Allora, Alfonso, ma tu vuoi farmi perdere tempo? Vuoi farmi perdere tempo, veramente? Io. No. Alfonso, ho altre 20.000 persone che vorrebbero fare il provino per me. E io sono qua a perdere tempo. Mi sono qualificato. Ma non è vero, non ti sei qualificato. Ma cosa stai dicendo? No, raga. No, scusa. No, raga, è veramente un nabbo, raga. Cioè, io sono scarso, ma lui veramente. Ancora più scarso di me, ve lo assicuro. Cioè, ma dove sei? Dove sei, Alfonso? No, alla fine sono. Ma non sei alla fine, non è vero, raga, è sparito. Senti, mi deconcentri. Già sto gioco fa cagare al cazzo. Secondo me tua madre per averti creato deve aver avuto qualche problema, perché cioè tu sei veramente scarso e veramente non sai fare un provino. Senti, Alfonso, sei un bambino. Sei un bambino. Qualificati, babbo, non ce la fa. Non ci qualifichiamo di nuovo. Bambino, per favore, stai zitto. Youtuber di merda. Cazzo. No, Alfonso, allora fermo un attimo, interrompo quel video. Alfonso, io interrompo quel video perché te lo ripeto per l'ultima volta e non sono serio. Non sto più scherzando. Se sento un altro insulto da parte tua verso la mia famiglia o verso il lavoro che faccio, verso il mio canale YouTube e i miei iscritti, Alfonso, non sto scherzando, alla prossima ti becchi una denuncia. Se mi insulti anche perché tutto quanto è registrato, ti voglio ricordare che sto registrando il video, quindi la tua voce si può sentire. So effettivamente come ti chiami anche
su Discord è qual è il tuo canale YouTube. Io al prossimo insulto che sento passo direttamente con la polizia postale. Questa è l'ultima partita che stiamo facendo, Alfonso. L'ultima, non c'è più possibilità. Le tue accuse, le tue... Vabbè, tu dici denunciarmi, ma alla fine sei soltanto un bambino nero di merda. Fai cagare. Cos'hai detto? Cos'hai detto? No, fermi un attimo. Interrompo il video. Interrompo il video, basta. No, interrompo il video. Torna bene in Nigeria. Alfonso, qua hai veramente rotto il cazzo. Io sto chiamando la polizia postale. Aspetta un attimo. No. Aspetta un attimo. Non ci credo. Guarda, chiamata d'emergenza 112. Sto chiamando i carabinieri ora in diretta. Guarda, sono in viva voce. Chiamare i carabinieri. No, ti prego, no, non farlo. Sta piangendo, raga. Questo è un bimbo minchia, raga. Sentite che piange. No, è pazzo. No, raga, è pazzo. È pazzo. Razza, ti prego, no, non volevo dirlo, ti prego. Raga. No, con tutto il rispetto, con tutto il... È impazzito, raga, con tutto il rispetto, ma ha veramente dei problemi. È pazzo, ragazzi. Ancora, raga. Mamma, vieni qui, mamma. Entra dalla mamma. C'è questo bambino che fa il cattivo, mi ha chiamato nero di me. Cosa? Alfonso, mi fai parlare con tua madre? Mi fai parlare con tua madre? Oh! Alfonso! 2000 euro di denuncia, mamma. Raga, non ci posso credere. Torna in Nigeria, nero di merda. Non ci posso credere, raga, mi sta insultando. Sta dicendo alla mamma che l'ho insultato, raga. Ma chi è stato in chiamata? Tu sei in chiamata, ma stai sentendo? Sì. Ma lo senti questo fanpazzo che mi sta insultando da mezz'ora? È pazzo. Cadi, stai zitto, per favore, che mi stai tu insultando. Tu sei che hai insultato la mia famiglia. Lega, coglione di me. No, è pazzo, raga. È completamente pazzo. Ma questo è da denuncia. Fra, questo è completamente pazzo, zio. Scusa, da denuncia, capito? Hai insultato la mia famiglia. Mi hai detto, tornatene in Nigeria, tu. È malato, raga. Insieme alle tue scimmie, alla tua generazione di merda. No, è malato, ragazzi. È malato. Raga, Fra, è completamente scemo questo qua. Non hai capito. È da mezz'ora che sta continuando a sclerare sul microfono, insultarmi. Io veramente sono stanco. No, raga, basta. Sono veramente uscito dalla chiamata perché sono stanco. C'è praticamente questo cretino di Alfonso che è arrivato veramente al limite. Ora, se mi scrivete nei commenti denuncialo, io naturalmente, ragazzi, porgerò subito denuncia il prima possibile alla polizia online per insulti, perché naturalmente, ragazzi, è completamente vietato ed è super penale insultare una persona, non andrebbe mai fatto. Ma lui è veramente arrivato al limite, mi ha insultato per il colore della pelle, ha insultato il mio canale, ha insultato la mia famiglia solamente perché è un mio haters, non è neanche un fan, ragazzi, è un mio haters. E io sono veramente stanco di continuare a sentire questi insulti. Video termina qua, buona serata.